ho una formazione che non è aeronautica per niente, infatti non avrei mai sospettato di finire nel mondo aeronautico. Io sono ragioniera di diploma, poi ho studiato prima ingegneria, ma ho cambiato facoltà, ho studiato lingue. E nel frattempo ho fatto molti lavori, perché, come dicevo, appunto, le necessità familiari mi hanno portata verso il lavoro molto giovane, uno dei quali è stato l'edicolante. Io avevo un'edicola insieme a mia madre e mia sorella, e un nostro cliente dell'edicola un giorno mi chiese cosa studiavo, e io gli dissi che studiavo lingue, e lui mi disse: allora puoi fare il lavoro che faccio io. E io gli chiesi: e che lavoro fai tu? E lui mi disse: il controllore di volo. E che è il controllore di volo? come la maggior parte delle persone a cui dico io che faccio la controllore di volo. E lui mi spiegò e mi disse: vabbè, se un giorno esce un concorso te lo dirò. E in effetti 3 anni dopo è stato così gentile da venirmi a dire che c'era il concorso. Io l'ho fatto un po' nell'incoscienza, perché davvero non sapevo bene, e mi sono trovata in questo mondo. Devo dire che sono felicissima assolutamente di aver avuto questa svolta nella mia vita, ma è totalmente inaspettata. Cosa mi ha aiutato a diventare controllore di volo? Il fatto che studiassi lingue, perché sostanzialmente l'inglese è essenziale, era diciamo uno dei prerequisiti per partecipare al concorso, ottima conoscenza dell'inglese, ma di fatto il concorso non l'avrei passato, non l'avrei vinto se non avessi saputo così bene l'inglese, perché avevo fatto l'esame di inglese 4, insomma tanta letteratura in inglese che, oltre al piacere di studiarla, mi ha dato la possibilità di poi appunto superare la selezione e fare il lavoro che ho